Il vero motivo per il quale sto parlando con un tagliagole nelle viscere di questa orrenda cripta. Io voglio che venga assassinato l'imperatore. La Confraternita Oscura è quella che si potrebbe definire come un'organizzazione di sicari che uniscono tradizioni religiose, che ruotano attorno a Sidis e alla Madrenotte, ad una mentalità da uomini d'affari. Danno in altre parole valore sia ai rituali che ai soldi. E la quest principale della Confraternita Oscura è una di grande importanza perché si inserisce nel vasto contesto politico di Tamriel. Infatti in questa il nostro obiettivo è quello di uccidere l'imperatore Titus Med II. Uccidere l'imperatore significa in parole povere danneggiare l'impero, rompere la catena di comando, creare divisioni interne e, logicamente, fare un immenso favore a Mato della Tempesta e a Ulfric. Almeno questo è quello che si pensa, tanto che da un punto di vista di pure semplice roleplaying può sembrare contraddittorio aiutare l'impero dopo aver assassinato l'imperatore. Ma è davvero così? Davvero la quest della Confraternita Oscura offre un aiuto a Ulfric? Per una persona superficiale, la morte dell'imperatore offre un vantaggio ai ribelli piuttosto che ai legionari, per una semplice questione di vuoto di potere. Insomma, mettiamolo su questi termini qua. Uccidi l'imperatore, quindi Ulfric ha un vantaggio. Perché? Perché l'imperatore non c'è più, l'impero non ha più il proprio imperatore e quindi vuol dire che i legionari perdono il loro potere. L'impero si divide all'interno, Ulfric vince, i ribelli vincono, Skyrim è libera. Easy peasy lemon squeezy. Ma per chi ha un occhio più attento e per chi conosce la storia, la morte dell'imperatore è palesemente contornata da diversi e curiosi fatti che durante il gioco non possono essere ignorati. Possiamo iniziare con il primo, nonché il più evidente. Amund Mothier. Egli è l'uomo che dà una svolta alla quest principale ordinando l'assassinio dell'imperatore Titus Med II. E cosa sappiamo di lui? Cosa sappiamo di questo Amund Mothier? Beh, che si tratta di un membro del Consiglio degli Anziani e che appartiene ad una famiglia molto antica. Egli è il corrispettivo romano di un senatore appartenente ad una ricca famiglia, insomma. Quest'uomo non è un Mato della Tempesta, ma di fatto è un membro dell'impero. Ed è quest'uomo che ordina l'assassinio dell'imperatore. Ok, ma qui c'è qualcosa di strano. Perché mai un uomo fedele all'impero, con la più alta carica nell'impero, vorrebbe uccidere l'imperatore? Lui stesso ci dirà. Nell'anno 3E41, l'imperatore Pelagius VII venne ucciso nel Tempio dell'Unico nella città imperiale, assassinato dalla Confraternita Oscura. La sua morte ha inaugurato, diciamo così, un necessario cambio di rotta nella politica imperiale. Ci sono persone che oggi vorrebbero un cambio simile. Mi dispiace, ma non posso dire altro. Quindi, lo scopo è quello di cambiare la politica imperiale. Lo scopo è quello di portare di grandi cambiamenti all'interno dell'impero. Una persona potrebbe allora scioccamente sostenere che si tratti di un traditore che vuole semplicemente sabotare l'impero da dentro. Il problema è che non avrebbe senso per un ricco uomo con una posizione privilegiata danneggiare l'istituzione che gli garantisce quel potere. Quindi è palese che ci sia dell'altro dietro. Ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Il secondo fatto riguarda tutto il conflitto con il Penitus Oculatus. Gli stronzi con l'armatura romana più figa, dopo quella di Tullius, ovviamente. Uno potrebbe ritornare all'argomento di prima e riproporre la tesi del tradimento, proprio perché c'è tutta una battaglia fra sicari e guardie imperiali che alla fine conduce alla probabile distruzione del Penitus Oculatus dopo la morte del comandante Maro. Insomma, eliminare la guardia imperiale è un danno abbastanza grave, soprattutto all'impero e all'imperatore. Ma, seguendo la quest principale, ci rendiamo conto che la morte di Maro non faceva parte del piano di Mothier. Di fatto il piano era eliminare il figlio dello stronzo, non lo stronzo. Quindi significa che la morte di Maro è più un effetto indesiderato, il frutto di una cara e dolce vendetta, piuttosto che la conseguenza di un piano ben studiato da Mothier. Si capisce, in altre parole, che lo scopo di Mothier non era quello di danneggiare gravemente il Penitus Oculatus, ma di creare disordine in modo da compiere l'assassinio con successo. Il terzo fatto è quello che mi interessa di più, la morte di Vittoria Vici. Pur essendo una morte studiata apposta per attirare l'imperatore a Skyrim, essa sembra avere qualche altro significato. Ecco ciò che sappiamo di Vittoria. Odia suo cugino, ovvero l'imperatore. Si deve sposare con un certo Asgeir, sembra avere una relazione segreta con Aquilius Seresius, è ossessionata dall'organizzazione del matrimonio e Asgeir è riconosciuto per essere un alleato di Mato della Tempesta e questo, anche se non riguarda la nostra dama, è comunque un fatto che bisogna ricordare. Ora, la domanda che io voglio porre è: perché Vittoria Venivi di Vici viene uccisa? Ci deve essere qualcosa che va oltre il semplice voler attirare l'imperatore? Perché, come noi possiamo ricordare, i due hanno un pessimo rapporto, lui non si sforza neanche di presenziare al matrimonio.
Cosa garantiva che lui avrebbe mosso il culo alla notizia della morte di sua cugina? Ora, viaggerò un bel po' con la fantasia, ma cercate di seguire il mio ragionamento e il mio punto di vista soprattutto, va bene? Bene, perché qui forse andremo un po' oltre la lore di Skyrim. Forse, e dico forse, non è la morte di Vittoria Vici a richiamare l'attenzione di Titus Medes II, bensì il fallimento del matrimonio dalle palesi tinture politiche. Insomma, un matto della tempesta che si sposa con una nobile legata all'imperatore è roba dell'altro mondo. Scandaloni a destra e a sinistra. E io mi chiedo, e se quel matrimonio fosse stato organizzato per la volontà dell'imperatore? Grazie a Vittoria scopriamo che a Skyrim girano brutte voci sul suo conto. In molti vedono in Vittoria una donna viziata che ottiene le cose dal cugino, una donna che è nelle mani dell'imperatore Titus Medes II. Ovviamente Vittoria smentisce queste dicerie e ci ricorda che lei non deve nulla a quell'uomo che non vuole neanche presentarsi al matrimonio. Un matrimonio che sta attirando le attenzioni di tutta Skyrim, un matrimonio che deve essere perfetto. Eppure sorge una domanda. Perché mai Vittoria Vici deciderebbe di vivere con un altro uomo? Perché tradire il suo fidanzato quando allo stesso tempo sta dedicando così tanta attenzione ed energie a questo matrimonio che deve essere perfetto? Che senso ha? Titus Medes II, dalla biografia che voi stessi potete leggere sul fandom di The Elder Scrolls, è un uomo che ha un solo scopo: mantenere la pace. Ma questa pace che lui vuole mantenere non è priva di significato, ovvero lui non vuole la pace per il bene della pace stessa. No, lui vuole la pace per preparare la prossima guerra contro il dominio. La pace è l'unico mezzo per conseguire il rafforzamento delle legioni con le quali l'impero potrà tornare a combattere. Ma se le legioni sono impegnate in una guerra civile, allora non si può combattere contro il dominio. Ergo, possiamo teorizzare che il piano di Titus Medes II fosse quello di avere questo matrimonio con lo scopo di creare confusione fra i Mandi della Tempesta, ponendo le basi per un possibile trattato di pace con Ulfric, o qualcosa del genere comunque. Insomma, il piano di Titus Medes II è quello di sconfiggere i Mandi della Tempesta senza una guerra, ma semplicemente creando un po' di agitazione fra i ranghi, no? Creando dei dubbi. Quindi l'assassinio di Vittoria Vici potrebbe essere visto come un modo per impedire quella pace fra Mando della Tempesta e Impero, un modo per ostacolare il piano di Titus Medes II. Ma perché fare questo? Leggendo L'errore di Talos, un libro in Skyrim, scopriamo che l'immagine che ha Tamriel dell'imperatore non è esattamente la migliore. Egli viene visto come un uomo che non crede in Talos e che ha sempre condannato come immorale il suo culto. In più, i Mando della Tempesta e i loro alleati condividono l'immagine di un imperatore debole, pavido e incapace di difendere l'umanità. Ma leggendo la storia della Grande Guerra, scopriamo che in realtà quella dei Mando della Tempesta è semplice propaganda. L'imperatore rifiutò di fare accordi con il dominio all'inizio e cercò di proteggere Talos e il suo culto fino alla fine, e le legioni riuscirono anche a contrastare i nemici, ma solo per poco tempo, e alla fine ne uscirono stremate, disfatte, moralmente a pezzi. Per questo l'imperatore firmò il Concordato Bianco. Non per codardia, ma per una semplice questione di buon senso e anche di strategia militare. Ciò che Ulfric alla fine non ha compreso, questo secondo la mia opinione, e quello che non hanno compreso molti altri Nord del resto, è che le guerre non si vincono tutte sul campo di battaglia e non si vincono in un giorno. La pianificazione è la parte più importante di un conflitto e qualche volta bisogna essere abbastanza scaltri da saper sfruttare un trattato di pace per preparare la prossima guerra. Sì, beh, noi sapevamo che Ulfric non è mai stato un vero e proprio genio di strategia militare, comunque. Ma, quindi, dopo tutto questo enorme discorso, l'assassinio dell'imperatore Titus Medes II, come possiamo considerarlo? Un bene per l'impero o un male per l'impero? L'impero potrebbe andare incontro a tre destini differenti, secondo me. 1. Con la morte dell'imperatore ne sale uno nuovo, forse di una famiglia differente, che è più aggressivo, forse con un passato militare ben marcato, e sotto questo nuovo imperatore la guerra civile prosegue senza tentativi di ottenere la pace e si potrà concludere con la completa distruzione di una delle due forze in campo. Numero 2. Forse il piano di Mothier è quello di far salire una sorta di repubblica dove il Consiglio degli Anziani prende il potere e sostituisce definitivamente la carica imperiale. Dopotutto si capisce dalla storia dell'impero che gli imperatori non sono proprio più eccelsi come una volta, non abbiamo più un Tiber Septim, non c'è più un Pelagius, magari, cioè sono tutti molto più fragili questi imperatori, quindi è probabile che i nobili vogliano avere una repubblica, quindi vogliono concludere l'epoca imperiale e far regnare queste sorti di senatori, questo consiglio degli anziani, appunto. Numero 3.
Con la morte del vecchio imperatore ne viene fatto salire uno nuovo, non per forza un militare, che cercherà di ottenere la pace e di coltivare una immagine pubblica differente rispetto al suo predecessore. Quindi uno con una mentalità simile a quella di Titus Mede II, ma con un'immagine pubblica migliore, magari uno, un bravo comunicatore, un bravo oratore o qualcosa del genere. In tutti e tre i casi l'impero potrebbe guadagnarci, ma in modi differenti. Nel primo caso ci guadagnerebbe, ma solo per breve tempo, perché l'estrema aggressività non dà mai ottimi risultati a lungo andare e provoca solo guerre civili. Nel secondo caso e anche nel terzo si potrebbe dire che giungerebbero dei cambiamenti sostanziali all'interno dell'impero. Sì, si potrebbero ottenere dei forti cambiamenti in politica interna e anche estera. Ed io ritengo che questi due destini siano i migliori, soprattutto se paragonati al primo. Insomma, è preferibile una repubblica o comunque un imperatore un po' più bravo a comunicare col popolo piuttosto che un imperatore estremamente aggressivo che vuole la guerra eterna con Skyrim, anche perché è controproducente una guerra eterna a Skyrim. In ultima analisi, possiamo concludere che la Confraternita Oscura, a prescindere dal destino dell'impero, sta fornendo un servizio a quest'ultimo. E non ai Mato della Tempesta. È sciocco pensare che la Confraternita Oscura stia dalla parte dei Mato della Tempesta. Anche se il sangue di drago uccide, l'imperatore comunque sta aiutando l'impero, perché sta aiutando a portare questi grandi cambiamenti all'interno dell'impero, cambiamenti che potrebbero danneggiare i Mato della Tempesta. Alla fine, l'unico vantaggio che può ottenere Ulfric è. Manca l'imperatore, wow, ma noi sappiamo che anche se tu uccidi l'imperatore comunque puoi portare avanti la guerra civile, quindi questo dimostra che di fatto non stai veramente danneggiando l'impero, stai semplicemente cambiando qualcosa al suo interno. Non sappiamo cosa, ma lo stai cambiando e forse lo stai anche rafforzando, quindi è sciocco dire che questo regicidio sia un aiuto diretto ai Mata Tempesta, è più un aiuto diretto alla nobiltà di Cyrodiil, quindi a coloro che per l'appunto vogliono cambiare l'impero. I Nord in questo schema qua non c'entrano. A niente. Ed ecco perché secondo me quando uno fa la Confraternita Oscura non sta di fatto andando contro l'impero, in un certo senso lo sta aiutando, anche se in un modo un po' diverso, ma normale, ma avete capito. Bene, con questo è tutto per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto e se desiderate potete iscrivervi al canale. Ricordate di leggere la mia blog novel, Fate Yggdrasil, e il link lo trovate in descrizione. E detto questo vi saluto, alla prossima. Statemi bene, ok?